Vorrei rendervi partecipi di questo mio pensiero riguardo a questo commento e questo video da cui deriva questo commento in cui rispondeva una ragazza che mi diceva: Ok, fare i soldi, ma è meglio passare la vita da sola con i soldi o in coppia. E io ovviamente ho fatto questo video in cui ho ostentato il mio essere single e felice. Per single intendo vivere comunque la vita da sola. Cioè, senza un compagno fisso al di là degli amori tormentati. Io poi in realtà anche quando ero ufficialmente fidanzata mi sono sempre ritenuta single perché ho sempre fatto tutto da sola alla fine. Quindi io non ho in realtà mai avuto l'esperienza di un compagno con cui ho davvero condiviso la vita, è una cosa che non ho mai provato nella vita. Però ecco, io non condanno assolutamente lo stare in coppia e condividere la propria ricchezza con un uomo. È una cosa che tra l'altro neanche mi dispiacerebbe, però il problema è che spesso i nostri partner, invece di supportarci e seguirci, in questo caso io sono la donna leader e quindi io potrei condividere la mia ricchezza e la mia vita con un uomo che mi segue, che mi viene dietro, che mi supporta. Nel momento in cui manca questo, è meglio stare da soli e vi assicuro che è difficilissimo per una donna alfa, una donna imprenditrice, una donna di successo, trovare un uomo che si sottometta a tutto questo. Perché di solito è il contrario, di solito è l'uomo alfa, imprenditore, eccetera, eccetera, e la donna dietro appresso. Ecco, nel mio caso è molto difficile. Credo che, anzi, i miei problemi sentimentali con gli uomini derivino proprio da questo, dal fatto che io sono una donna maschile, una donna di potere. E la maggior parte non lo accettano. Però il punto, ragazzi, è che comunque non esistono solo i partner. Io la mia ricchezza, la mia felicità la condivido con i miei genitori, con i miei più cari amici, vado con loro al mare a divertirmi, vado con loro in vacanza, non ho bisogno di qualcun altro. Cioè, nel senso, non ho bisogno di un partner sentimentale, perché contano anche altre cose nella vita, come l'amicizia, tutto. E comunque gli amici mi hanno sempre dato molto di più di quanto mi abbia dato qualsiasi partner. E soprattutto con gli amici, anche se sono maschi, non c'è quella cosa di dover fare a gara a chi ce l'ha più lungo. Anche perché tanto ce l'ho sempre più lungo io. Per altre perle di saggezza e per una crescita personale, vi suggerisco il mio corso Diventa narcisista per avere successo, link in bio.